occasione del 73° anniversario della liberazione dal campo di concentramento di Auschwitz e per celebrare il giorno della memoria, questa mattina nella sala del Consiglio Comunale in Piazza del Popolo si è riunita la consulta delle ragazze e dei ragazzi per la presentazione del progetto Viaggio alla ricerca di una memoria condivisa realizzato dagli studenti e dalle studentesse dell'Istituto Tecnico Industriale Nullo Baldini di Ravenna. Durante la consulta, il sindaco, l'assessore Baccalì e il prefetto hanno consegnato la medaglia d'onore al figlio di Tommaso Rava, militare italiano deportato in Germania dal 1943 al 1945. Mio padre fu comunque un prigioniero di guerra, in quanto appartenente alle forze militari italiane. Dopo l'8 settembre fu giudicato come fu reputato forza ostile e di conseguenza catturato dai tedeschi nella caserma di Udine, dove aveva preso servizio da poco, e trasferito in Germania attraverso il campo di smistamento di Mauthausen e poi successivamente internato in campo di lavoro, dove è rimasto per 2 anni facendo, mi sembra, lavorasse nell'industria bellica tedesca, producevano armi per l'esercito tedesco. Rientrò solamente a fine guerra, estremamente provato dalle condizioni di prigionia, in quanto era un uomo di 20 anni e rientrato con 20 kg di peso. Quindi, Iacoelio, un viaggio per ricordare. Che cos'è questo progetto e perché è bello che oggi venga presentato di fronte a tanti piccoli studenti? Un viaggio per ricordare è un progetto che abbiamo fatto per approfondire delle tematiche, quelle riguardanti gli ebrei e la Francia nella Seconda Guerra Mondiale, che ci ha permesso di avere una visione molto più globale e completa delle vicende appunto che abbiamo analizzato. Oggi siamo qui appunto per mostrare il nostro lavoro a dei ragazzi delle elementari e delle medie, perché pensiamo sia molto importante trasmettere certi valori e certe tematiche che appunto vengono risaltate anche dalla situazione magari politica odierna, in cui vediamo la crescita di alcuni atteggiamenti razzisti o discriminatori, e pensiamo quindi sia di fondamentale importanza tenere bene presenti a mente questi valori, che devono far parte dei valori fondamentali di una società moderna, cioè quelli del rispetto verso il prossimo. Come l'avete realizzato? Appunto, che impegno è stato per voi? Che documenti avete raccolto? Allora, il video che abbiamo realizzato è stato appunto fatto interamente da noi, attraverso immagini e video scattate e registrati da noi in Francia e nelle varie esperienze che abbiamo realizzato, come nell'Isola degli Spinaroni o al Museo Ebraico di Bologna. E è stato un lavoro che ci ha preso molto. Abbiamo scritto noi i testi basandoci sulle nostre sensazioni, su quello che ci hanno trasmesso questi luoghi, e diciamo che questo video riassume un po' la nostra esperienza e lo abbiamo inserito all'interno di un sito che documenta tutto il nostro progetto.